Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono Gigi e qui siamo su Resident Evil. Allora, piccolo riassuntino, abbiamo appena battuto William Birkin, praticamente, e ci siamo incontrati con Ada, qua sopra, che c'è un... seguendo quella scala c'è il parcheggio. E adesso andiamo a vedere dove è andata a infilarsi, praticamente. Controllo solo un attimo l'inventario, le cose che ci possono servire. Un attimo, la mania dell'ordine. No. Allora, chiave. Non abbiamo, la gemma rossa non serve a niente per adesso, almeno così sembra. Abbiamo un coltello mezzo rotto. E la Matilda con due colpi. Va bene, ok. Ok, ragazzi, andiamo subito a vedere. Ah, e abbiamo trovato anche la mappa della zona. Ecco qua, piano sopra, no, superiore, ecco qua, ah no, qua c'è, vabbè, niente, saliamo, andiamo, seguiamo Ada e vediamo dove è andata a infilarsi, praticamente, in quella porta, e lì dentro noi abbiamo trovato la mappa, sembrerebbe essere una prigione o almeno delle celle ci sono qua, è già un cadavere, ho visto. Allora, lei deve essere andata, credo, di là dove c'è il cadavere. Un attimo, mappa. Ok. Parcheggio. Ah no, qui non ce lo segna neanche, ci fa vedere la porta, ma... Di qua abbiamo tutto questo da esplorare. Che è la porta che si apriva, difatti, benissimo. Allora, proseguiamo con molta calma, già che qua avevamo preso tutto, sì. Ok, lo sapevo, si apre. Fammi vedere la mappa. Ah, celle. Ecco, vedi, tutte queste sbarre davano quell'impressione, effettivamente. Ok, non ci dice nient'altro. Tu stai fermo, morto. Mi puzza. Vediamo di qua. Chiusa. Cosa mi dice? Non mi dice niente di qua. Oh. La luce è bella che è andata. Ah no, ce n'è. Oh, cavolo. No! È piano, dai! Qua ce n'è uno morto. Sono due. Guarda che roba! Si sono zombificati qua dentro. O li hanno rinchiusi e poi da malati o comportandosi male. Ce n'è un altro là dietro. Mamma mia, se si aprono queste celle siamo fregati. Quanti colpi? Pochissimi. Siamo messi malissimo. Qua ce n'è un altro che sembra morto. Dai, qua. Morto. Che schifo. Mi fa impressione. Qua. Oh cavolo. E non è neanche da solo, oltre a essere molto agitato. Qua ce n'è altri due. Sono a coppie, meglio tenersi lontani. E i secondini? No. Questo li apre di sicuro. Allora, mappa di nuovo un attimo, che sono nel panico, non riesco a ragionare lucidamente. Ah, deve essere il passaggio che... No, no, non c'entra niente. Sono porte chiuse e basta. Boh, vabbè, dai. Stiamo lontani dalle celle. Cosa c'è? Questa è vuota. Possibile? Sembrerebbe vuota. Proviamo ad aprire. Niente. Ma saranno tutte con l'apertura elettrica, quella che, la leva che abbiamo visto prima, di sicuro. Ah, questa è di nuovo popolata. Vedi avere i colpi. Li facevamo secchi così finché erano innocui. Cazzo. E là? Oh. Ehi, Cavolo, non mi ricordo non proprio posso niente. crederci. Un essere umano. Ciao, umano.
Sei qui da molto? Abbastanza. Siamo gli unici ancora vivi? No, no, ce ne sono altri. Ah, buona notizia, credo. Sì. A meno che non stia aiutando Irons. Irons? Il commissario Irons? È ancora qui? Chi lo sa. Spero sia finito in pasto a quelli. Che vorresti dire? È lui lo stronzo che mi ha chiuso qui. Beh, avrà avuto le sue ragioni. Ma certo. Stavo per pubblicare le sue porcherie. Penso che io avrei fatto lo stesso. Aia, aia. Non mi dire che si è aperta una cella. Facciamo un patto. Tirami fuori e ti do questo. È l'unico modo per uscire dal parcheggio, fidati. Scusa, non posso farlo. Devo parlarne col commissario. Senti, siamo entrambi prigionieri qui. Quindi o collaboriamo e riusciamo a uscire o... Merda. No, ma cos'è? Arriva. Cosa? Chi arriva? Avanti. Dai, non fare lo stronzo. Ne avrai bisogno. Tirami fuori da qui, cazzo! Oh, merda. Che brutta fine. Oh, mamma. Chi va là? Sono io. Metti via quell'affare. Non so cosa sia stato. È successo in fretta. Ti ho detto di andartene. Non vorrei finire come Ben, vero? Lo conosceva? Era un informatore. Aveva dati utili alle mie indagini. Quindi non stava mentendo. Ehi, non può continuare ad andarsene. Non so neanche il suo nome. Mi chiamo Leon Kennedy. Trova come uscire, Leon. C'è poco tempo. Poi parleremo. Mi chiamo Ada. Lei è bella tranquilla, eh? Noi ci stiamo cagando sotto. Voglio la scheda, però ho il terrore. Allora, un attimo. Guardiamoci intorno qua. Allora, questa. Manovella. Ben venga. Non ho ancora capito. Forse. Mi sa che si torna nella centrale polizia. Allora. Nota quadro elettrico celle. Ok, il quadro elettrico è fuori uso. Potrebbe il responsabile occuparsene al più presto? Allora, come ormai è noto, il quadro elettrico delle celle è un residuato bellico e credo che ci servano quei componenti per quadro elettrico. Ok, ci servono. Fuori produzione. Quindi bisogna trovarli. Allora, alcuni dovrebbero trovarsi nella sala del generatore. Bene. Addendum. Ho saputo che nella sala del generatore c'è solo uno di quei componenti. Ah, bene. Il tizio è venuto a riparare la campana della torre dell'orologio, dovrebbe averne l'altro. Quindi bisogna andare sia nella torre dell'orologio che nel coso, ok. Qualcuno può chiedergliele cortesemente. Ok. Trova i componenti del quadro elettrico. Come immaginavo. Allora, un attimo. Mappa. Pannello di controllo. La porta. Va bene. Allora. Stanza generatore. Dobbiamo andare là. Questa è una serranda. Probabilmente. Allora ci servirà lì la leva che ci hanno dato. Obitorio, no, speriamo che sia chiuso. Perché ci sono sempre gli obitori. Allora, questo. Ah, qui bisogna mettere le cose, i pezzi. Vediamo un attimo, non ci capisco niente. Ok, questa porta resta. Che cosa diavolo. Non me l'aspettavo. Speriamo che quella cosa adesso non ci dia già la caccia. Stiamo via. Vai lì. Ah, questa è. Sì, sì. È sicuramente. Vedi, c'è anche una stella sopra. Aprirà le celle.
celle dei maledetti. Andiamo via. Basta con questi versi. Allora. Speriamo che non ci siano altri cani. Va bene. Allora, facciamo una capatina a salvare, visto che è successo quello che è successo. Così evitiamo di ripetere la scena. Visto che è molto facile morire, eh? Saltasse fuori di nuovo Birkin. Ok. Va bene. Allora, intanto non abbiamo da posare niente. Cavolo, voglio più munizioni. È proprio dura, eh? Stavolta non hanno, come nel 6, che te le regalavano proprio. Ok. Nel 6 anche i nemici le cagavano. Allora, qua abbiamo guardato tutto, sappiamo che quella porta laggiù. Qua non c'è niente, vero? Niente, SWAT. Ok, dobbiamo proseguire di qua. Qua non ci dice niente. No. Va bene. Cazzo. Sto buio. Allora, un attimo, mappa. Lo so che sembra un po'... Allora, cos'è? Canile, no, subito. Allora, va bene. Canile. Allora, facciamo prima... Andiamo verso il poligono di tiro adesso. Vorrei mai che troviamo almeno le munizioni. Spererei un'arma, ma... Di là il canile. Di qua le munizioni. Un ombrello? Non ci dice niente. Sento bu... Cavolo. Qua. Allora, qui ci sono delle barricate. Questo posto... Cos'è? Si capisce? No, va bene. Qua giù, niente. Ok, questa è chiusa. Di qua dovrebbe esserci il poligono. Vediamo se si apre. Sì, si apre. Quanti colpi abbiamo? Troppi, pochi. No, è già pieno di zombie. Allora, state bravi, io faccio piano. Cos'è? Nota smaltimento attrezzatura. Allora, oggetto da smaltire. Chiave della volante 7439. Ok, dettagli. Chiave piegata inutilizzabile. Usando i pulsanti si possono ancora... Oh, bene. Aprire il portiere e il bagaglio. Dove sarà questo? Scatola. Guardiamola subito. Esamina. Scatola. Ah, ok. Aprila. Bene. Sette. Ok, è lei. Aspetta, fammela esaminare. E di qua abbiamo il pulsante. Ok. Dobbiamo trovare la cosa giusta. Cos'è quella roba rossa laggiù? Allora, intanto il coltello com'è messo? A metà. Granate, niente, non abbiamo più nient'altro. Ok, vabbè, muoviamoci con cautela. Cos'è? Un altro biglietto. Allora, un messaggio da Mr. Raccoon. Ciao bambini e bambine, sono io, il vostro amico dello zoo Raccoon City. No, ma c'è anche lo zoo, non me lo ricordavo. Tutto bene? Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi è stata davvero a cuore, che mi sta davvero a cuore. Conoscete i favolosi pupazzi di Mr. Raccoon City, vero? Beh, un uccellino mi ha detto che ora va di moda usarli per il tiro al bersaglio, segnato in verde.
questa cosa è tutta nuova. E la cosa mi rende davvero molto triste. Ma dei bravi bambini non farebbero mai una cosa simile, vero? Eppure... seppur Menga... cos'è seppur Mega? Ah no, seppur Mega è ultra pericolosa. Ah, come cavolo è scritto. Non fatelo, mi raccomando. Ci vediamo allo zoo. Un abbraccio dal vostro mister dei miei misteri. Va bene. Non so cosa sono. Guardiamoci intorno, non c'è indizi, niente. Leccatori neanche. Questo? Ah. Ok, la chiave a quadri. E adesso questi qua si svegliano. Fanculo. Voglio guardare però se ci sono armi o munizioni. Vedi quella roba rossa là? Niente. Laggiù. State bravi, no. Guarda lì. Ok, però teniamo la pistola per adesso. Voglio... Ah, vedi? Proviamo a dargli un colpo così. Via. Ok, vabbè, saranno dei... ci vinceremo qualcosa? Non so cosa sono. Allontaniamoci, che non mi piace quei due cadaveri. Altri colpi, polvere da sparo, non c'è niente, vero? Via. Allora, eravamo rimasti con... Ecco qua, dov'è? Ah, la stanza del generatore. Dobbiamo andare nella stanza del generatore. Componenti del quadro elettrico. Sì, sala del generatore e torre dell'orologio. E niente, qua... Boh, questa sarà la scala che ci porterà alla torre dell'orologio. Non lo so. Non lo so, ragazzi. Dobbiamo passare di qua. Ah, fammi vedere. Ma si sarà consumato? No, non credo. Cerchiamo di tenerceli buoni, queste cose. No, Fate i bravi. Sentili. Ci sono buchi dappertutto. Cazzo. Un'altra barricata. È quella porta. Di qua non si passa, vero? Oh, pianta blu. È la prima che troviamo. Fammela vedere. Esamina. Una piantina blu nativa delle montagne Arklane. Può essere utilizzata per rimuovere le tossine dal corpo. E quella è per il veleno. Ok, e va mescolata comunque con le verdi o con le rosse, non mi ricordo più. Bisogna rileggere il coso. Qua. Perché? Perché? Ma sai che facciamo? Andiamo a vedere prima la macchina. Le automobili sono di qua. Quindi, di qua. Allora 7439 se non sbaglio. Esatto. Ce l'avrà scritta sulla targa o su... Non lo so, sul fianco. No. Fianco non c'è scritto niente.
Eccola qua. Basta fare sti rumori, sono una persecuzione. Non fare sto bordello. Ma guarda lì. E che spettacolo. Allora, il calcio. Allora, una modifica per la Matilda che permette di sparare 3 proiettili contemporaneamente. Questa non ci serve più. Ok. A raffiche di 3 adesso la Matilda. Però non abbiamo abbastanza cose, inutile avere quello a raffiche, ce li mangia in un attimo. E niente ragazzi, bisogna andare. Mi aspettavo qualcosa di più. Vabbè, dobbiamo andare dove ci sono i cani. Niente, si va. Forza e coraggio. Speriamo di non vedere quello che ha ucciso quello nella cella. Cavolo, cavolo, cavolo. Cos'era? Aspetta un attimo. Benissimo, però io adesso non ho altre, solo quelle gialle. Che sfiga. Merda. No. Porca troia. Se li eliminiamo in gabbia. Vai, che culo. No, no, così le sto sprecando, eh. Ok. Speriamo di non aver ammazzato dei cani normali. No, dai. Guarda un po' lì, ci sono anche degli... Ah, qui saranno dove li addestravano. Va bene, guardiamoci intorno e speriamo di trovare munizioni, perché non va per niente bene. Acqua. Io ho le gocce, non le... No, eh. Allora, un attimo. Fucile. Pistola. Munizioni non abbiamo. Una del fucile, ok. Cavolo come scarseggiano, le munizioni. Poi io sparo proprio male. Devo prenderci la mano. Il fatto che... Per ora ho sparato poco, perché abbiamo pochi colpi. Ci vogliono più run qua. Ah, siamo... dall'altra parte. Credo, sì. Speriamo sia aperta. Ok. Mamma mia, che tensione. Allora, un attimo. Esatto, c'è la serranda. Qua c'è un obitorio. Cavolo! Apriamo la serranda. Usa. Ok. Ok, un attimo, mappa di nuovo. Sala del generatore, ok. Porta chiusa. Andiamo a controllare. Speriamo bene. Ok. Barricate. Armi no. Cazzo. È meglio guardare anche sempre il soffitto, perché con quegli stronzi
No. Ho sentito ringhiare. Dove cazzo è? Allora, là c'è dell'erba. Muoviamoci piano. Dov'è sto stronzo? Datemi dei colpi. Deve essere da qualche parte, da queste parti. Cos'è? E vai. Allora, però adesso abbiamo... facciamo così. Combina. Combina. E lo mettiamo in mano. E adesso il discorso dovrebbe essere diverso. Dai, maledetto cane, fatti vedere. Pianta, facciamo che combiniamo subito. Miscela pianta VB, ok. Di lì ci saranno. Dov'è? Ragazzi. Ma è dentro il buco, possibile? Non lo so. Questo cos'è? Scatola componente elettrico. Fammi vedere un attimo. Esamina. Qualche pezzo. A vedere. Apri. Ok, una piccola componente elettrica. Andrà messo nel quadro. Bene. No. Dove sei, maledetto stronzo? Ma dove cazzo è? Lo sento, ma non lo riesco a vedere. Dove cazzo sei? Va bene. Qua c'è un quadro elettrico. Ah, probabilmente attiva quella porta che era chiusa. Fammi vedere. Ah, allora, un attimo. Ok, è una combinazione. Sicuro. Uno, proviamolo in serie, va? 2, 3, troppo. Allora, ci servirà. Bisognerà tenere la lancetta sicuramente sulla barra rossa. Allora, togli questo. Togli questo. No. Togli questo. No. Eccolo lì. Lo sapevo. No, 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 no. Merda. L'ho visto. Al volo, bravissimo. Bravissimo. Un attimo, un attimo. Allora, hai ottenuto il componente elettrico. Trovi i componenti elettrici, ok? Adesso la nostra via è... Allora, intanto c'è l'obitorio ancora. Cazzo, bisogna andare ancora all'obitorio. Era lì dentro, lo stronzo.
colpi abbiamo? Siamo messi male proprio, malissimo. Il fucile si fa valere coi cani, almeno con quello. Però l'ho preso da vicino, eh. Allora, dove cavolo è già l'obitorio? Ok, andiamo di qua. Andate, li avevo ammazzati i cani. È morto quello, sì. Lasciatemi stare. No, 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 così i colpi, no, no. Cazzo. Prendiamo la pistola. E andiamo nell'obitorio. Che allegria. Cazzo. Così siamo certi. Allora, referto autoptico, numero tot, ok. Nome del deceduto: Justin Hazon, Boazon, va bene. Maschio caucasico, 39 anni. Referto, trovato morto nel letto di una cella del personale. Ok, le mani sono contratte per il rigor mortis, che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto era noto... Ah, un noto cleptomane. Condannato... Ah, era proprio nelle gabbie. Ok, va bene. Condannato in più occasioni. Nonostante fosse detenuto, il suo disturbo lo portava a compiere furti... anche in prigione. E così non gli è andata a finire bene. Mi sa che dobbiamo trovarlo. Deve avere qualcosa lui. Intanto fammi guardare un po' questo posto. Cazzo, ma non abbiamo... Siamo messi malissimo a munizioni. È un incubo. Altro che sparare tre colpi per volta. Ok, iniziamo da qua. Ah no. Aspetta, niente. Ecco qua. Non mi piace, deve essere lui, deve essere. Oh, quella che ci serviva, giusto, giusto. Mettila qua. E muori. Cazzo, devo ricordarmi di usarlo sto coltello. Saranno morti tutti. Va bene questo. Niente. Magari troviamo delle munizioni. No. Dai, ferma. Ferma queste gambe. Non c'è niente. No, allora tornatene lì dentro. Mamma mia, meno male che possiamo anche richiuderli. Questo, niente, andiamo via. Dai, datemi delle munizioni. Guarda come dondola. Si agita ancora. È inquietante. No, lo sapevo. Guarda lì. Cazzo. Adesso mo si risveglia quando prendo. Via, 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 via. Chiudi, 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 chiudi. Ragazzi, in attenzione, l'obitorio quando ci sono gli zombie è proprio la cosa più sbagliata che si può fare. Questi sono bloccati, per fortuna. Bloccato.
Che schifo. Cosa sono? Ma che merda. Teniamole, ma enormi. Ma quelli sono scappati alcuni, no? No, meno male. Oh, vedi, vabbè, meglio che niente. Prendiamo la piantina rossa. Fa comodo, avere un fracco di spazio adesso. Ok. Ok, va bene. Allora, adesso abbiamo 3 colpi fucile, una granata accecante e la chiave. Esamina di quadri. Ok. Allora, dov'era la porta di quadri? Bisogna ripassare, no? Bisogna ripassare dentro il canile. Ma li avevo uccisi, quindi non so da dove sono venuti fuori gli altri, cavolo. Porta di quadri. È qua giù, c'è solo sto posticino qui. Bisogna andare lì per forza. Va bene. Sono morti sti cani di merda. Ok, siamo fregati. Andiamocene via. No, cos'era sto verso? Cazzo, non finiscono mai. Solo i colpi finiscono. Allora, la porta di quadri è là sotto. Li sento. La porta che ci portava. Ah, lì è quella che abbiamo aperto. Dobbiamo andare a aprire di lì. Ecco che si sono svegliati. Zitto. Ce ne andiamo. Cosa c'è? C'è la pianta? Questo? Dai, rullino, io voglio le cose. Voglio munizioni anche. Merda. Via. Fanculo. Via, 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 via. No, no, no. Ok, ragazzi, siamo messi malissimo. Andiamo a salvare. Questa è proprio dura, eh. Se cercate la sfida, questo videogioco ci sta. Ok, ragazzi, ci fermiamo qua. Salvo, perché bisogna prendersela proprio con calma. Ciao a tutti.